Ciao, sono Paolo e oggi vediamo come creare un canale su YouTube. La prima cosa da fare ovviamente è creare, nel caso tu non ce l'abbia, un account su Google. Una volta fatto questo possiamo andare su YouTube. In alto a destra vedrai un'icona come questa. Ti basterà cliccarla per aprire un menu a tendina. Da qui selezioniamo Creator Studio. Ti si aprirà una schermata che dice crea il tuo canale. Questo perché ovviamente non ne abbiamo ancora uno. Clicchiamo e veniamo reindirizzati ad una pagina nella quale possiamo scegliere il nome e la categoria del canale. Mi raccomando, pensaci bene prima di dargli un nome. Fatto questo, torniamo a YouTube. Come noterai, è piuttosto vuoto. La prima cosa da fare è selezionare un'immagine per il profilo. Questo possiamo farlo attraverso la pagina Google Plus associata al canale. Una volta fatto questo, torniamo su YouTube. Un'altra cosa fondamentale per aiutarla a crescere è sicuramente una copertina adeguata. Qui sotto nella descrizione trovi un link con le dimensioni consigliate per far sì che sia visualizzata correttamente su desktop, mobile e TV. Su di essa puoi inserire informazioni su di te, sul canale, sulla programmazione, ossia quante volte pubblichi a settimana, eccetera. Nella sezione delle informazioni puoi inserire una breve descrizione del canale, che cosa fa, a chi si rivolge e qualsiasi altra cosa tu ritenga necessaria a far sapere a chi ti seguirà. Sotto possiamo mettere il link al nostro sito web, alle pagine sugli altri social e volendo un indirizzo email per richieste dirette. Tornando nel Creator Studio, accessibile in ogni momento cliccando qui, possiamo modificare altre impostazioni. Per ora vediamo quelle nella sezione avanzate. Qui puoi selezionare il paese, le parole chiave del canale, molto importanti per aiutare YouTube a posizionare il tuo canale per determinate parole chiave, account AdWords collegati nel caso tu voglia pubblicizzare i tuoi video e il tuo sito web associato, tra le altre cose. Con le impostazioni viste oggi, hai un canale pronto a ricevere visualizzazioni e iscritti.